Eccoci. Ciao Ok, siamo live. Dovremmo essere live. Ricarichiamo qui così da capire anche se abbiamo il multi quality. È live molto particolare. Non abbiamo il multi quality di mattina? No, non va bene. Sì, abbiamo il multi quality invece di mattina. Ok, a posto. A posto. Multi quality c'è. Di sentirmi, mi dovreste sentire. E si prosegue. Si prosegue tornando un attimo al tempio del tempo, ecco appunto, per fare un po' di giochi, un pizzico di gioco di parole e ci mettiamo belli comodi, magari senza far scivolare. Ok. La musica qui cambia. Torna quella della nostra avventura. Come vedete anche noi siamo un po'. Dovrei. Ok, eccoci qua. Siamo un po' fuori dal tempo. Perché come ben sapete il canale ha uno stop, quindi qua siamo cronologicamente. In realtà prima dell'ultimo episodio di questo canale, il che è una cosa che mi fa entusiasmare tanto per un po' la lore di questo canale, ecco, se proprio vogliamo dirla in termini videoludici. Ok, noi abbiamo, ci troviamo qui e dobbiamo di conseguenza tornare. Questo luogo è particolarmente spaventoso. Tra l'altro, infatti, non ho neanche avvisato su Instagram che sono live perché appunto sto concludendo questa avventura e è un po' per gioco, appunto. Ma tra l'altro questo è un teletrasporto. Noi abbiamo la melodia del tempio? Non ricordo. Io volevo provare a. Oh! No, io volevo provare a rimettere la spada dentro. Non volevo fare questo, però. Ben venga. Hai sconfitto le malvagie creature che infestavano il tempio e hai svegliato il saggio. Ma quale? Ma ci sono altri saggi che hanno bisogno di te. Esattamente, altri due. Per svegliare tutti gli altri saggi devi diventare ancora più potente. Devi viaggiare sulle montagne, sott'acqua e persino nel tempo. Nel tempo? Ma sott'acqua, un altro tempio sott'acqua? No, ti prego. Se vuoi tornare indietro nel tempo. Ok, allora serve a questo. Perfetto. Torneremo piccoli, torneremo bambini. Ma questo è perfetto per questo episodio. Perché così, almeno, verrà il momento in cui dovrai tornare qui rapidamente. Per volare sino a qui c'è una particolare melodia. La canzone per tornare al tempio del tempo è il preludio della luce. Bellissimo. Ah, dovremmo fare in fretta, ok. Ok, tan tan, tan 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 tan. Bella, mi piace. Io spero, perché non sto facendo neanche un check sul cellulare, quindi spero che si senta bene. Bellissimo, intanto che ci abbiamo dato. Alzo poco poco il volume di gioco, perché secondo me potrebbe starci un pochettino più alto il volume. Ok, ho imparato il preludio della luce. Ciao Franci! Ah, perfetto, mi dite solo se mi sentite perché non ho fatto un check sul cellulare. Sino a che avrai l'ocarina del tempo e la spada suprema, avrai il tempo stesso nelle tue mani. Bellissimo. Michel, ci rivedremo ancora. E scompare come sempre. Ok, perfetto. Dai, quindi rimettiamo. Wow, ritorneremo bambini. Ma il costume cambia, secondo me torneremo verdi. Bellissimo, siamo tornati noi. E anche le armi, quindi. La vita però rimane quella. Perfetto, questa cosa mi piace. Si sente benissimo, grazie mille. Thank you so much. Ci manca una sola melodia. Siamo addirittura d'arrivo, eh. Siamo in.
Ci manca solo una melodia e le abbiamo tutte. Bellissimo, ok. Ci mancano due medaglioni. Allora siamo lì. L'audio di gioco a me piace fino a questo momento, quindi lo lascerei così. Mi metterei solo poco poco più, ok, basso, così almeno il microfono. Ottimo. Ciao Simplicity, come va? Come vedete siamo un po' fuori dal tempo, la grafica del canale è tutto spento, lo studio è spento, perché noi in realtà siamo fermi all'ultima puntata, all'ultimo episodio. Quindi lo studio è spento, è tutto spento. E anche io sono avvolto nell'oscurità. Ma qui siamo tornati 7 anni prima delle ultime vicende, perché forse evidentemente posso immaginare che serva per il pozzo. Ho questa impressione. Quindi questa cosa è bellissima. Questa cosa ci riporta nell'avventura, dopo, nell'avventura pura, dopo il Tempio dell'Acqua, che ci ha un po' bloccato in senso di, in termini di fluidità, no? Della nostra, del nostro viaggio. È vero, è tutto buio, sì. È tutto buio. Siamo partiti senza schermata di Stream Starting Soon. Siamo partiti così perché appunto non, in realtà non è una Stream Starting Soon, ma è soltanto la continuazione dell'avventura. Non avremo musiche, non avremo sigle finali, non avremo nulla che riguarda il canale. Ok. Spero che io non mi sia dimenticato nulla, perché la chat c'è. Sì, perché funziona, è tutta là. Devo dire che per questo format, anche il tutto così scuro, non mi... Allora, qui ci dovrebbe essere l'acqua. Esattamente, quindi noi, se andiamo qui, non mi dispiace questa oscurità per il format gaming, nonostante non sia un format gaming, perché stiamo concludendo. Eccoci qua. Allora, tu, io ho un'ocarina, sai. A te che ti interessava tanto questa cosa. Eh sì, lo so che giro. Sono un musicista. Sì, sì, lo so quello che sei. Quindi, se io prendo l'ocarina, allora, la melodia del tempo. No, del tempo. Guarda che bello, riabbiamo le nostre armi. Ah, non possiamo usare però quelle da grandi. Bellissima questa cosa. Allora, la melodia della tempesta. Eccola qua. Era A su giù, A su giù. Quindi se io faccio così, cosa succede? Ehi Robby, sei in una live fuori dal tempo, perché il canale è chiuso. È chiuso. Il canale è in pausa. Infatti, come vedi, lo studio è tutto buio. Ma siccome devo realizzare la canzone ispirata, il brano ispirato a Zelda, mancheranno un paio di live, credo, per completare il gioco. Credo. Perché non penso che ormai siamo addirittura d'arrivo. Dai che va giù il pozzo. E quindi sono qui per queste ultime live. Ma in realtà siamo fuori dal tempo. Non c'è intro, non c'è nulla. Ci siamo solo noi e la nostra avventura. Infatti su YouTube, ragazzi, queste qua verranno ricaricate. Ciao, io allora me ne vado. Verranno ricaricate prima dell'episodio finale, nonostante cronologicamente sia andato in onda dopo. Bellissimo, possiamo veramente andare giù così. Ma io per non... Ah, ok, perfetto. Stavo dicendo per non... Perché nel futuro c'ero stato, cioè nei 7 anni più avanti io c'ero stato qua. E ottimo, sì. Eccoci, quindi adesso è aperto. Mentre prima era chiuso qua e non potevamo andare. Ma perché non ha... Boh, l'importante è che si sia aperta. Quindi stiamo andando effettivamente già tanto avanti. Ho sentito un rumore strano che non mi è piaciuto tanto. Ah, ok, sei tu. No, tu non ci fai passare. Ma tu non ti giravi? Tu non ti giravi? Ah, sì. Ok. Ok, sì. Si girava tranquillamente. Qui abbiamo ancora questi. Posso sentire gli spiriti sospirare qui dentro.
Cerca l'occhio della verità. Ecco cosa stanno dicendo. Ok, dobbiamo cercare l'occhio. Che cosa cacchio è successo qua? È un bug di gioco? Che io ho il dubbio adesso, perché essendo un gioco del 98. Cavolo. No, vabbè, non credo. Ma mura invisibili, quindi? Ma... Ok, mura invisibili, allora. Va bene. Noi non possiamo andare sott'acqua perché non siamo... Non siamo lì, esattamente. Allora... brutta roba quella. Ok. Oh. Tu sei brutto. Tu sei molto brutto. Questo muro dice qualche cosa. Pericolo sotto. Ecco cosa dice. Pericolo sotto. Che lì c'è una strada. L'acqua che fuoriesce dalla statua alimenta l'intero labirinto. Ora, a me mi viene un dubbio, perché io qua suonavo la melodia del tempo. Sul serio? Ma dai, seriamente... Che cosa era questa cosa? Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Aia! Ah, era una trappola? No, 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 no! Dai, non mi prendere lui! Fammi andare avanti, ok. Ma... dove sei andato adesso? Che posto brutto questo. Scrigno. Io però non voglio andare qui dentro. Vabbè, facciamo una cosa, iniziamo ad andare qui. Questa tra l'altro credo che sia una cosa che puoi fare soltanto da piccolino. Allora. Aia. Mamma mia, odio questi qua. Ok. Aspettiamo che si giri. Si gira. Ok. No, un cuoricino magari? No, eh? No. Va bene così. Va bene così. Questa è una porta al contrario. No, oddio, sembrava un gioco di luci. Questa cosa ricorda Sith senza scaglie in Dark Souls 3. Vabbè. Una cosa... cosa cavolo? Quanto è brutto. No, 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 no. Ah, ok, 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 ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Scappa, 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 scappa. Ok. Allora. Io se ti lancio questo... Dai, cavolo, però. No, 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 no. Wow. Come faccio a evitare loro, però? Stavolta mi prende. Non mi prende, invece. Non capisco se lo sto prendendo o no. Dai, però! Ok. Ma l'ho ucciso? No, non l'ho ucciso. Dai, mi lasci stare. In realtà sembra molto semplice. Scusate. Devo fare qualcosa? Ok. È ricomparso, vero? Eccoci qua. Vieni qua. Scusa, ma se io aspetto che si abbassa. Ancora non è morto. Ok. Quindi se lui va qua e io vado qui. Ah.
Qua c'è qualcosa di invisibile. Cavolo, è stranissimo questo posto. Ok, mi devo far prendere per farlo spawnare, ok? Va bene, va bene, va bene, va bene. Vieni qua. Abbassati, abbassati, abbassati. Yes, ok. Questo mi dice che la pozione... Mi sa che adesso mi metto la magia. Bello, bello, bello. Però non so cosa... L'occhio della verità? Già trovato? Può essere? Possibile? Possibile? Cos'è sta cosa? La lente della verità. Ok. Là non è l'occhio della verità. Vabbè. Esaminare le cose che ci sono. Ok. Assicurati di usarla al di fuori del pozzo. Guardare con la gente consuma magia. Perciò premi di nuovo. Cavolo. Ok. Questa è tosta quindi. Quanta magia consuma? Allora, mettiamo un attimino qui. Allora, intanto qua c'era qualcosa. Ok. Non ho visto quanto magia mi ha... Ma cos'è? No, quant'era? Non ho visto. Vabbè. Allora. Ah, qui è aperta. Quindi qui non ci stanno porte, giusto? No. Ok, non dovrebbe consumare comunque tanta... Ok. Perfetto. Ma scusa, ma se io... Possibile che al tempio... Facciamo una cosa. Così la proviamo anche. Io voglio provare a fare una cosa. Però sto andando troppo di istinto, quindi vabbè, vediamo. Eccola qua, il preludio of light. Su, destra, su. Sinistra. Allora, su, destra, su. Destra, sinistra, su. Destra, su. No. È destra, sinistra, su. Ok. Questa ci dovrebbe riportare al tempio. Giusto? Si può fare da qua, da dentro? Sì, voglio andare al Tempio del Tempo, certo. Fantastico così. Perché scusa, questa è una cosa in più che abbiamo fatto. Perché se noi adesso mettiamo il... intanto salviamo, perché abbiamo preso una cosa bellissima e voglio guardare le persone con la lente. Quindi voglio fare una... Voglio provare... Ok, era successo qualcosa. Se io riprendo la spada, vado 7 anni avanti. Yes. Dovrei andare 7 anni avanti, giusto? Ok. Cavolo, però come riprendo la vita? Adesso, scusa, da qui. Se io vado al tempio dell'ombra che non sono mai andato, che dovrebbe... trovarsi, come mi diceva Shake l'altra volta, vicino al cimitero. Ecco qua, Nocturne of Shadow. Sinistra, destra. Oddio, sinistra, destra, destra. No, questa me la devo scrivere, è impossibile. Sinistra, destra, destra, A. Sinistra, destra, giù. No, forse me la ricordo. Allora, mettiamoci. Ah, ti cambia il setup. E non ho più l'occhio. Ah sì, ce l'ho l'occhio. Ok, allora aspetta. Nel frattempo ho dimenticato la melodia però. Sinistra. Sinistra, destra, destra, A. Sinistra, destra, giù. Sinistra, destra, destra, A. Sinistra, destra, giù. Yes. Bellissimo. I dungeon finali. Vola al cimitero, eccola. Però al cimitero non c'era una pedana del teletrasporto, quindi sarà sicuramente... Non ho mai guardato la web. Eccoci, il graveyard. Eccolo qua. Oh, aspetta. Possibile? Possibile? No. Cavolo. Ok, da qua usciamo... Questo era il luogo sopra che non riuscivo
in cui non riuscivo ad arrivare. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ok, quindi siamo al tempio. Questa cosa mi ricorda Dark Souls. Vabbè, credo sia anche molto semplice questa cosa, no? Giusto? Credo. Possibile? Si amplifichi la magia? Wow, si amplifica la magia. Bellissima questa cosa. Dimmi, Navi. Hai mai suonato il notturno delle ombre che ti ha insegnato Shake? L'ho suonato adesso. Cioè, grazie perché allora mi fa capire che era quello che dovevo fare. Perché io non penso che qui potevamo arrivarci da... cacchio, potevamo arrivarci anche da... Eh no, però poi non potevamo proseguire. Perché non abbiamo questo, no? Credo, non ricordo. No, ce l'avevamo questo. Le ombre si alzeranno solo per colui che ha l'occhio della verità. Ok. Ok. Oh mamma, cos'è questa cosa? Solo colui che ha i piedi sacri attraversa la valle della morte. Non questi, i piedi sacri. Ok, quindi mi stai dicendo che lì c'è la fine del... Allora, la magia ce la togliamo, perché non credo proprio si possa... si possa usare. Ci mettiamo le bombe. Ci mettiamo le bombe anche se non sono molto sicuro di questo. Allora, quindi mi stai dicendo che io devo fare questa cosa qua. Esattamente. Esattamente. Cavolo, qui sarà un delirio, soprattutto senza mappa. Chi ottiene l'occhio della verità potrà vedere cosa si nasconde nelle tenebre. Ok, comunque te lo dico. Wow. Cioè, io volevo... Ma è possibile che gli occhi, però, quelli aperti, quelli accesi... Tempio delle Ombre, raccoglie il sangue di Hyrule. Raccoglie il sangue di Hyrule, storia di odio ed egoismo. Ma bellissimo, ma è un dungeon. Sì, comunque ok, quelli con gli occhi accesi, dai, sono le porte quelle da cui entrare. Possiamo non sprecare in cui poter entrare. Possiamo non sprecare. Ma è bellissimo, un dungeon horror. Ok. Ok, possiamo... Vedi... Aia, stavo dicendo... Vieni qua. Ok, tra l'altro mi fullo anche. Ah, tra l'altro li dovevo uccidere per... ok, ragazzi, ricordiamoci. Cioè, mi devo ricordare che devo uccidere un po' tutti. Tra l'altro ci fulliamo pure. Ottimo, 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 ottimo. Sei una chiavetta? Vabbè, ma ripeto, era il tempio dell'acqua, quel... La mappa! Ok, la mappa è cosa bellissima. Allora, questo è un... Ok, prendiamo le frecce, prendiamo le frecce, apposta. Questo è un dungeon, per esempio, che mi divertirò un sacco a fare. Questo è un dungeon che mi divertirò veramente tanto. Tra l'altro, io direi anche un po' per flavor, ma per dare un po' per gioco di ruolo, no? Per roleplay, come si suol dire. Torniamo noi, perfetto. E anche se il blu mi piace da morire, come... Però... Ok, quindi qui l'abbiamo girata. Qui da dove veniamo? Quindi proseguiamo di qua. Ce ne sarà. Lo sapevo che ce ne fosse una. Sì, dai, ho capito. Ok, quindi prima di quella andiamo a destra qui. Sì, ho capito. Ok, questa non si apre.
Quindi non sono tutte quelle, però sono soltanto quelle con le luci, giusto? Ok, bisogna capire questa cosa però, eh. Allora, proseguiamo di qua. Ti prego. 6, 8, cosa c'è lì sotto? Lo spettro nel buio forse. Non puoi andare avanti. Ma chi non può andare avanti? 6 e 8. Wow. Occhio. Ok, scudo allora. Cavolo, perché però la camera così? È tosta, eh. Ok, andiamo di qua. Ma perché me lo devi dire ogni volta, Navi? Ok, quindi andiamo di qui. Troppo, come si dice? Ma dai, ci rincontriamo. Però io adesso faccio una cosa. Rischio un po', però lo voglio provare. Ho troppa voglia di provarla questa cosa. Quindi faccio così. Niente. No, questo lo teniamo. Proviamo per una volta la magia sul. Se è lo stesso, eh. Dai, però. Ok, forse era. Mi puoi lasciare? Grazie. Grazie. Grazie, mi puoi lasciare? Se io faccio così, no? No, no, a sto punto facciamo una cosa. Ciao Alex. Come stai? Siamo in un dungeon bellissimo. Credo ancora per poche live, penso due live. Infatti come vedi lo studio è tutto spento. Ho già spiegato un pochettino all'inizio. È tutto spento, non c'è intro, non c'è nulla. Perché come tu ben sai, tu c'eri, l'ultima live è stata quella in cui ci siamo salutati. Ma ovviamente ci tenevo a bello buio dietro. Tra l'altro neanche farlo apposta, siamo in un dungeon horror. È stata quella in cui ci siamo salutati. Quindi anche su YouTube queste verranno ricaricate dopo a quella. Cioè verranno caricate prima di quella finale che avete visto. Senti, sai cosa? Faccio come prima. Abbassati. Ok, perfetto. Ti è rimasto solo Zelda, esatto. Sì, ovviamente è fatta apposta, perché non voglio. Però secondo me è una bella idea. Cosa ne pensi? Cioè, è suggestiva, dai. Che dici? Dungeon bellissimo. Per adesso questo è il mio preferito, lo so che. A parte che ci stanno questi mostri. Ci sta, rappresenta il momento. Esatto. Beh dai, tu dovresti essere molto semplice in realtà. Aia. Dai dai, spona di nuovo. Ma anche nella schermata di intro. Però mi sa che se mi prende questo mi fa male. Anche nella schermata di intro è tutto buio, eh. Allora, fermati. Dai, l'ultimo colpo. Esattamente, lui molto, molto semplice. Ok. Dungeon bellissimo, abbiamo quest'occhio, questa lente per vedere le mura segrete, ma veramente segrete. Ti faccio vedere, vedi? Questo, che ti fa vedere anche oggetti, cose e quant'altro. Vabbè, qui non c'è nulla di segreto. Ma qui cosa ci dà? La bussola? Mi sembra un po' strano. Alex, l'audio di gioco secondo te è alto o va bene rispetto alla mia voce? Dai, terzi stivali! Sono stivali sollevanti. Con questi misteriosi stivali puoi sorvolare il terreno. L'attrito, niente attrazione. Puoi persino usarli per camminare brevemente laddove il terreno non è solido. Coraggio, fidati degli stivali. Ma bellissima questa cosa. Ok, cosa? Ah, l'audio? Ok. Quindi. Vorrei salvare, grazie. Thank you so much. Ok, questo dungeon sta andando liscio. Sembriamo tipo che. Ok, me li metto dopo, se servono. Per adesso no. Allora, ricordiamoci dove dobbiamo tornare indietro. Vedi queste porte, ecco, sono invisibili. E con quest'occhio vediamo quelle che si aprono. Esattamente, bellissime. Fantastico proprio. Ed era all'inizio la porta in cui che si apriva. Ma
Ma secondo me ancora non siamo nel dungeon. Tu per il resto come va? Ok. Allora, c'era una porta che si apriva. Eccoci qua. La tazza di stamani è una tazza molto gaming in realtà, perché se vedi è una sorta di cioè non è una sorta. La cosa, no? La bomba a mano, no? È una bomba, sì, esattamente. Allora, ma se io vado qua, però è ancora chiuso. Eccoci. Perché? No, non mi dire che io devo... Forse devo vedere il tracciato con la lente. Strana. Forse non mi devo fermare. No, secondo me non mi devo fermare, sai. Secondo me devo andare dritto senza fermarmi, perché se mi fermo... esatto. E quindi... Posso camminare solo per poco, allora. Esatto, ok. Allora, ragioniamo. Ragioniamo perché questo dungeon mi piace. Mi piace molto. Allora, questo. Sia il mio volto un teschio sincero, altrimenti cadrai profonde tenebre. Aspetta, prima c'era scritto 6-8. Ma queste quanto sono? 1, 2, 3, 4, 5. No, vabbè, non c'entra nulla allora. Allora, questo si può spostare, vediamo. Sia il mio volto. Com'è che era? Mi sono dimenticato tutto. Ma se glielo. Se glielo. Se è molto più semplice di quel che credo. Non si ferma. Ah, ok. A posto. A posto, ragazzi. Qualche volta l'intelligence va. Aggrappati. Bellissime queste scarpe. Bellissime, bellissime. Quindi salviamo. Yes. Ti piacciono a te i dungeon o comunque sia l'atmosfera a tema horror? Nei videogame ovviamente parlo, Alex. Qui credo che con le... Aspetta, voglio provare una cosa. Secondo me qui con gli stivali scivoliamo. Cioè tipo andiamo giù subito. Vediamo. Ma mai proprio. Non sono per l'horror. Ah, ok, a posto. Quindi sei capitato proprio nel dungeon sbagliato. Io sì tantissimo. Ci rincontriamo, eh. Ma sì, io qua faccio così però. Aia. Vediamo. Può succedere qualcosa? Attento ai loro raggi laser. Credo che non gli piaccia il fumo nei loro occhi. Sì, sì, no, lo so, ricordo, ricordo. Ok, eccolo. Andiamo qua. Per adesso andiamo... Eccoci. È bellissimo questo dungeon, mi piace da morire. Cioè, mi piace veramente tanto. Allora, allora, a me queste non mi servono. Facciamo così. Voglio un attimino tagliare corto con loro. Vediamo se riesco. No. È perché non l'ho preso? No. Cavolo, questi ci tolgono un sacco di vita. Allora, vediamo come possiamo fare. No, no, beh, dai, però. Ok. Ho capito, basta. Scusa. Aia. Aia, aia, fammi pensare, Aspetta. Come si spegneva la luce, la... Le luci come si spegnevano? Può essere una cosa del genere? Ti prego, dimmi che ci ho azzeccato.
Non ci ho azzeccato mai, però li ho presi. Ok, ottimo. Perfetto. Vabbè, era solo... Io pensavo che dovessi spegnere i fuochi. Pensa un po'. Magia ci serve tantissimo. Ci serve tantissimo perché... però ci servono i cuori. Perché praticamente quella lente si alimenta a magia. Quindi mi sembra anche giusto. La bussola, yes. Un po' superflua la bussola, perché non l'ho usata tanto in questi... Nel Zelda, sbagliando ovviamente. Allora, stiamo attenti. Quindi dovrebbe essere questa. Easy. Ok. Stiamo andando velocissimi. Stiamo andando. Ma perché mi piace il dungeon? È così. Ma che cosa stupenda è. Ah, ok, questa è come nella neve. Quindi dobbiamo prendere questi. Il problema è che c'ho poca vita. Quindi devo essere veramente bravissimo. L'ho evitato apposta, perché voglio prendere prima quelli. Dai, ho schivato però. Avevo schivato. E anche bene. Ok. Ok, so cosa devo fare. I know. CC, noi siamo potenziati qua, eh. Mi dispiace. Mi dispiace per voi, ma veniamo dal tempio dell'acqua. Ah. Aspetta, posso fare... No, non si può fare. Ma si ferma la lama? Aia, non si ferma. Aia. Dai, ok, devi rollare molto prima. È questa la strada? Cioè, si è aperta questa? La chiavina, questa cosa non doveva succedere. No, beh, no, scherzo, però. Però adesso devo capire... Ditemi che doveva succedere, vi prego. Aspetta, però si può risalire qua. Quindi per sicurezza facciamo questo. Che botta comunque. Ho poca vita, sì. Ho molta poca vita. Ma perché li ho... Ok. Doveva succedere quindi. No, la... Ok, ho poca vita quindi... ho paura di morire però. Se non si aggrappa ho paura di morire. Ma non dipende da me. Ok, grazie. No, sono fiducioso, Alex. Non moriamo. Prenderò un po' di vita da qualche parte, sono sicuro. Oggi sono... mi sento molto carico. Fossi morto lì sarebbe stato esilarante. Ok, qua non c'è nulla. Basta solo... Ma perché mi piace proprio questo... Ok, qui andrà... Ah. Ok, questa cosa mi piace di meno. Ok. Va bene, dobbiamo risalire. Ora è un problema. Ora potrebbe essere un problema. Perché prima di far cadere qualcosa lì. Aia. Allora, vediamo cosa si può fare. Beh, casomai, ragazzi, dovessimo morire, cioè, è proprio una... Mamma mia. Non è complicato. Ok. Dobbiamo tornare lì? Può essere? A che pro, però? Qua in alto? C'è qualcosa? No. Ok. Allora, torniamo un attimo qua. Ma qui però... Ok, abbiamo scampata. Non ricordo che qui ci fosse qualcosa. E qui c'è la strada. No, niente, non credo che dobbiamo tornare indietro comunque. Non credo proprio. Almeno che ci sia qualcosa... Non ci sia qualcosa qui, ma vediamo. Facciamo un rapido check. Altrimenti torniamo lì.
Anche se moriamo non è un problema, perché ormai abbiamo risolto qui. Ehi. Ok. Là ci siamo andati. Là ci siamo andati. Cavolo. Ci conviene rifarci queste parti? Ma non lo so, eh. Perché comunque qua abbiamo fatto. Abbiamo preso. Non conviene. Al di là per qualche vita in più, però non. Niente, allora ci sfugge qualcosa lì da fare. Ci sfugge qualcosa lì da fare. Wow. Ci sfugge qualcosa lì, però. Madonna, come passa veloce il tempo con Zelda, però. Allora. Yes. Tra l'altro lui, so che possiamo farlo esplodere in teoria. Infatti. Si può far esplodere. Wow. No, ancora meno vita, però l'ho fatto esplodere. Scusa? Non mi dire che era. Ok. Vabbè, anche se moriremo. Scusate. Non è un problema. Però almeno siamo certi che la. Ah, aspetta! Ma potremmo non morire. Usiamo la. Usiamo lei, dai. Usiamo le cose quando ce le abbiamo. Chi se ne frega, dai. Almeno non moriamo. Esattamente, dai. Molto meglio. Ok. Adesso che siamo full vita. Aia. Non ci resta che tornare lì. No, ho sbagliato. Ah, lui respawna. Respawna, respawna. Non mi prendere. Ok, grazie. Allora, pensiamo. Lì non c'è niente. Perché hai fatto questa cosa? Ok, grazie. Allora, lì è dove dobbiamo andare. Basta, è lì che dobbiamo andare. Non credo si debba andare da altre parti. Almeno che, aspetta un attimo. Quel muro sta dicendo qualcosa. Dice, se vuoi vedere un traghetto per l'altro mondo, vieni qui. Ma se io faccio una cosa invece? No, troppo fantasioso. Ok. Alex, se sei ancora lì, hai idee? Hai idee sul dove andare? Perché io in questo momento no. Oddio, so cosa fare. No, non so cosa fare. Aspetta, proviamo a fare questa cosa. Proviamo, ma non credo. Non la vedo molto, molto. No, eh. Cavolo. Non c'è una via, qualcosa? È strana questa cosa. Allora.
È strano, è molto strano. L'unica cosa che mi... Se magari leviamo... Allora, qui non c'è nulla, abbiamo detto, giusto? No. Ok, allora mi stai dicendo che... Neanche qui. Allora. Si potrebbe nascondere forse una stanza qui al di sopra? Può essere? O magari dobbiamo spostare qualcosa? Qua cosa c'era, per esempio? Non credo, vero? Ok, vediamo, vediamo. Aia. Ok. Qui da dove siamo venuti. Lì è dove dovremmo andare. Niente. L'unica cosa che posso fare è tornare veramente indietro, ma non... Almeno che aspetta. Almeno che ci sia qualcosa veramente qua, da qualche parte. Un'insenatura, qualcosa. Ok. Qua non c'è nulla. Ok. Wow. Qua non c'è nulla. Cavolo. Tosterella questa allora. Allora facciamo così. È l'unica cosa che ci rimane da fare. No, non è vero. Esattamente. Eccola qua. Grande. Mi sono piaciuto. Mi sono piaciuto qua. Perfetto. Quindi salviamo. Porta con bomba. L'ho detto che oggi sono carico, però... Mamma mia, odio questi qua. Allora... Stiamo calmi, stiamo calmi. Non perdiamo la vita che abbiamo recuperato. Loro con un colpo di scettino mi danno un cuoricino, magari? No, grazie. Ok, stiamo attenti. Stavolta, una volta. Ok. Grazie, questo ce lo siamo meritati. Aia. Questo non me lo si... Aspetta, aspetta, aspetta. C'è ancora il cuore? Yeah. Ma da dove spunta? Vabbè, questo è sbagliato però. Perché cavolo, non può darti... Se ci sono dei cuori, vabbè che non si possono... Scompaiono, quindi. Wow, bellissimo. Bellissimo questa cosa. Il miglior dungeon, ragazzi. Miglior dungeon in assoluto. Allora, ricordiamoci di fare questo. Wow. Non c'è nient'altro qua. Mi stai dicendo che c'è un ragno qui? Non mi sono fatto fregare. Yeah. Niente cuori, dai, che andrebbero sprecati, per favore. Wow. Stupendo, stupendo veramente. Attento alle ombre dei mostri che pendono dal soffitto. Dimmi che non sono quelli, però.
Sono loro. Ok. Dobbiamo stare attenti a eliminarli questi, altrimenti ci porterebbero all'inizio del dungeon. E non va bene. Allora, giù si muore. Wow. Ok, ok, ok. Non vedo cosa c'è là. Ok. Ottimo. Ottimo. Ok, stiamo attenti. Aia. Grande scelta. Ottimo. Ottima scelta. Ok, lui dobbiamo andare lì. Perfetto. Yeah. Ok. Ero convintissimo di non farcela. Questa è stata... questa è stata fantastica. Ok, allora stiamo calmi. Quelli larghi non ci colpiscono, giusto? Se magari li prendessi però... non... quelli continuano, vero? Sì. Sta andando bene, ma non dobbiamo prendere danno. Ma l'unica cosa, qua ho preso tutto, sicuro? Ho un po' la sensazione di quando ti lasci dietro qualcosa. Bellissimo. Ma che dungeon è? Ma che cosa bellissima è? Ok, stiamo attenti qua. Però io abbasso un po' il volume del... ok. Solo chi vede la verità potrà trovare l'ombrello di pietra che lo riparerà dalla pioggia di lame. Ma... ok. Ah, ok, quindi qua non possiamo passare, mi stai dicendo? Esattamente. Ok, questo andrà lì. Tiriamo ancora un po' più su. Di più qua. Ah no, ok. Quindi mi stai dicendo che devo fare questo? Secondo me lo distrugge. Secondo me lo distrugge. Yeah. Bomba. Perfetto. Adesso dobbiamo... ok, è bellissima questa... ok, basta. Non vedo. Ok, c'è un ragnetto. Vabbè, non ci interessa. Ok, grande, questo volevo. Beh, qua lo prendiamo, è normale. Anche se non ci interessa, però. Comunque ne avremmo potuti prendere abbastanza, sapete. Ottimo, quindi ci tiriamo qui. C'è qualcosa qui? C'è qualcosa, sì, mamma, devo stare attentissimo. Sei una chiave? Ah no, freccia, grazie. Perché devo stare attento a questi, queste qua. E adesso questo ce lo trasciniamo. E siamo coperti. Io non credo che riusciremo a finirlo, ma sarebbe... sarebbe pazzesco riuscire a finire il dungeon oggi. Ok, era solo per passare. Bellissimo. Stanza segreta? No, ti prego. Aspetta.
sarà un gancio, qualcosa, è impossibile. Aspetta, a meno che... No. Cavolo, sto finendo la magia, eh. Questa è tosta adesso. Questa è tosta perché... Possibile... No, è impossibile questa cosa. Stiamo attenti. Ragioniamo. Ok. Ok. Quindi adesso sono tutte e due in questo modo. Qualcosa sopra? Cavolo, non sto realizzando come salire. Io non posso aggrapparmi a questi cosi, giusto? No. Questo serviva solo per... Aia. No, 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 no. Cavolo. Questa cosa è strana. Allora, noi veniamo... Aspetta, qui c'è scritto che solo... Solo chi vede la verità potrà trovare l'ombrello di pietra. Eh no, ho capito, questo era per questo allora. Solo chi vede la verità potrà trovare il mantello di pietra, va bene, e quant'altro. Ma... Che qua non possiamo salire noi. Particolare. Particolare, allora. Molto criptico questa. No, possibile? Possibile che bisogna fare quello che penso? No, ma non credo, dai, è troppo difficile. Allora, io ho un'idea, ma credo che... Aia. No, non è così. Volevo salire prima là. E poi... Allora. Ha!
No. Cavolo, qua cosa abbiamo preso? Abbiamo preso solo le chiavi. Cioè, volendo tornare indietro, non risolveremo nulla, giusto? Perché qua c'è un incavo, giusto? Credo, dai. No, anche perché qui... Oh, sì. Mi stai dicendo di sì? No, ma che... È impossibile. È impossibile questa cosa. Anche perché lui ritorna lì. Ok. Cavolo, questa cosa è tosta. Allora. Lì cosa c'è? Come possiamo far sì che... Pensa. Allora, qui non ci sono mura segrete. Non c'è nessun muro. Lì si sono rigenerate. Ok. Allora. Pensiamo. Ma è questa cosa che un po' mi... Perché scusa, una volta che noi copriamo la pioggia di lana, a cosa dovrebbe servire? Lì c'è una porticina. Qua è per tornare indietro. Ok, da lì si torna indietro. Effettivamente si può tornare indietro, quindi. Cacchio, ora è tosta. Allora. Mi ha preso? Mi sa di sì, vero? Perché è inutile adesso una... Cioè, tornare indietro qua è inutile, giusto? Sì che è inutile. Dobbiamo riuscire in qualche modo. Ma dai, ma che si debba davvero... fare questa cosa? Ciao Vicio, siamo nel dungeon più bello della vita, proprio un dungeon a tema horror con tutto questo ed è bellissimo.
No, dai, tu prima ti sei... Ok, grazie. E però se tu puoi stare con noi, avremmo proprio... Cioè... Sì, no, vabbè, ma si fa perdonare, nel senso è un parolone, dai, però assolutamente per guardare la chat, scusa. Sì, assolutamente, assolutamente. No, dai, dall'inizio non puoi... Va bene. No, dai, ti prego, aspetta. Allora, se tu stai con noi, ci potrai dare una mano, perché c'è un piccolo intoppo, che secondo me non è un intoppo, ma è... Dato, grazie per il cuoricino. Da dove ci fa ripartire? Ovvio ci sono, ok. Anche perché penso che... Beh, è successo un sacco di cose. Rimettendo la spada nel tempio del tempo, possiamo tornare a 7 anni fa. Ah, intanto stai vedendo che è tutto scuro. Perché ovviamente qui siamo fuori dal tempo, no? Come ti dicevo, la live di conclusione c'è stata. Quindi lo studio è chiuso, è tutto spento. Siamo attenti. No, troppo basso. Sì, ho notato il cambio, sia la grafica sia dello sfondo. Più che il cambio è proprio un... Aspetta, ok. È un dare un senso di lore, dai. Se proprio vogliamo... Infatti queste live su YouTube verranno caricate prima... dell'ultima, che ancora non ho caricato. Allora, ti faccio vedere. Però non voglio cadere e morire adesso. Comunque, se si torna 7 anni fa, allora possiamo prendere la massa. Sì, esattamente. Non l'ho fatto appunto perché... Aia. Ok. Arrivo, eh. No, dai, prima me... Ti giuro che prima si aggra... Prima l'ha fatto. No. Comunque, ti spiego. Perché praticamente c'è un punto... Allora, se mi date cuori, va bene. C'è un punto in cui... proprio pochissimo tempo prima che tu ti connettessi, mi sono fermato. Perché non riesco a capire una cosa. Ma abbiamo fatto cose bellissime già. Cioè, in un'ora abbiamo fatto già un altro dungeon... Che era ancora più pauroso. Che ci è servito per entrare in questo, tra l'altro. Ma era un dungeon ancora più pauroso. Infatti, bellissimo. Cioè, aia, dai, no, ti prego. Con un mostro. Con due boss bruttissimi. E infatti sono carichissimo perché è il dungeon più bello che, di Zelda fino adesso. Cioè, nonostante so che magari ad alcuni possa non piacere, ma mi è piaciuto tanto. E la prima volta questa strada l'ho fatta senza alcuna... mannaggia, i miei ore sballati. No, non ti preoccupare. Era per dirti che... Poi a te, vabbè, tu non sei un grande amante dell'horror comunque. Quindi magari mi piace più a me che... Infatti prima c'era Alex, anche lui non è un amante dell'horror. No, vabbè, dai, questo è sbagliato. Ok, stiamo calmi. È che voglio farti vedere il punto dove mi sono bloccato. Poi abbiamo acquisito una nuova melodia. Ha perso la capacità di aggrapparsi. Sì, ma non ho capito. No, in realtà è che devo saltare. Non devo saltare così a ridosso di quando la piattaforma scende, no? Quindi è anche normale. Allora, sai perché non vedo questi ragni? Ora ti faccio vedere perché. Perché fondamentalmente per questi ragni spawnano dal nulla. Guarda, eh. Ecco, vedi quelle zampette? Praticamente attraverso il muro, no? Quindi tu non hai un indizio di quando... Li dovresti un po' ricordare a memoria. Comunque, sei andato tanto avanti a Spyro ieri? C'è l'ombra sotto, bro. Ecco cos'era. No, allora, ok, sì, perfetto. No, perché non la sto guardando, allora. Ma più che l'ombra, me l'hanno anche detto. Cioè, all'inizio c'era una cosa che ti diceva occhio all'ombra dei nemici. Perfetto, ottimo. No. Prima questo si è lanciato di sotto. Credo che lo farà anche adesso.
me lo prendi, per favore. Ok. Uno è andato. Ok. Allora, ti spiego, qui abbiamo fatto un enigma per aprire la porta. Ok, grazie. Ok, schivata questa veramente da... Allora, guarda, Vicio, siamo qua. Ah, non sai, Vicio, abbiamo preso una cosa per vedere le mura invisibili, praticamente, perché siamo dovuti tornare nel passato. Abbiamo fatto un sacco, praticamente, in un'ora. Vedi? Con questa lente possiamo vedere questo. Cioè, quello che... No, ma che mi sono perso? Sì, un sacco. Effettivamente un sacco, però io non credevo di andare in maniera così fluida. Ecco perché mi piace tanto questo. Perché c'è stato anche qualcosa di complicato, Perché abbiamo. Non trovavo una porta, e perché era dietro, appunto, una cosa che non si vedeva. Però ti davano indizi. Bellissimo. Il problema è che non devo sprecare questa lente perché funziona ad energia. E adesso c'è questa parte. Che. Aia, meno male che non mi ha preso quello. C'è questa parte che non ho ben capito. Perché ovviamente questa serve per passare, perché ferma le spine. È chiaro questo. Però una volta che sono entrato già nelle porte adiacenti, vedi, io poi la metto a metà, così da bloccare. Ok, entrambe. E posso passare. Così posso aprire tutto e quant'altro. Qua c'erano dei ragnetti che ho ucciso, un ragno che ho ucciso. Qua c'erano delle frecce in questo bauletto. Il cartello che dice? Il cartello ti dice che soltanto chi ha la lente della verità, ovvero quello là, riesce a trovare il mantello di pietra, ovvero quel cubo, quindi parafrasando, per questo è bellissimo, che ti riparerà dalla pioggia di spine. Di lame, scusami. Questo qua. Quindi ho detto, va bene, facciamo questa cosa qui e passiamo. E qua? E qua è un'ora che non riesco... Cioè, un'ora, no. No, no, non so... oggi non sono bloccato, fortunatamente. È un po' che sto cercando qui qualcosa, ma non la trovo. Ho pensato qualcosa al quale aggrapparmi e ho guardato in alto, ma non ho trovato nulla. Quindi è un po'... qualche idea? Nel frattempo ti mostro questa tazza. Allora, esattamente... Ho detto, possibile che si debba portare il cubo fino alla fine. E ho detto, sicuramente bisogna fare questo. Ed è la prima cosa che ho fatto. La faccio. E non è successo nulla. Ora. Bellissima la tazza, sì. Guarda. Vedi? E ci sono rimasto, onestamente. Ci sono rimasto perché ho detto, cavolo... Eh no, infatti. Non ci sale sopra. No, vabbè, ti giuro, Vicio, ti giuro che non ci saliva. Ti giuro che non ci saliva, perché ho detto, vabbè, la cosa più ovvia. Vabbè, fortunatamente non abbiamo perso tanto. Ok, dai, ok, so cosa fare allora. Allora a questo punto va messa al centro, penso. Era emozionato, sì. Sicuramente. Dovremmo salire. Ci riusciamo, secondo te, a salire senza spostare la cosa? Ci riusciamo. Ottimo. Ok. No, sono contento perché ti volevo far vedere un po' di questo dungeon. Secondo me. Bellissimo. Sì, vabbè, ma bisogna rischiare, dai. Vabbè, rupie. Abbiamo trovato una rupia d'oro, grazie a questa lente, che non serve a nulla perché, appunto, abbiamo 99 rupie. Ah, ma quindi mi stai dicendo che quella è semplice, no? Quella è semplice. Quindi se non c'è nulla, ti faccio vedere una cosa. Una cosa. Però questa cosa qui non è... Aspetta. Devo ricordarmi di usare la lente. Perché potrebbero esserci cose nascoste. Vabbè, niente. Sicuramente devo... Ok, no, non ci sono cose nascoste. Va bene. Allora, facciamo così. Torniamo con tutto qui. Ma no, ma più che emozionato, dice, era... Vedi, era la forza di fare le cose in più persone. Quindi, vedi,
entrambi siamo riusciti a dirgli: oh, sali un po' su sto... Che poi mantello d'ombra, mantello di pietra è bellissimo, se ci pensi. Perfetto. Allora, quindi. Tra l'altro questo buio è cadapennello per il dungeon. Ti stavo dicendo, ma prima che ancora non sono... Vedi però, vedi che adesso non si aggrappa. È questo quello che ti fa... infatti. Ecco perché. Perché qua non si aggrappava. Quindi devo veramente farla uscire. Ti prego, qua ti aggrappi, vero? Qua è strano. Comunque, Vicio, mentre io risolvo qua il problema dell'aggrappo, volevo dirti, come prosegue Zelda? Sì, vabbè, come prosegue Spyro? Cioè, dove siete arrivati? Ma prima, quando eri sopra, non potevi salire sulle piattaforme con le spine, giusto? No, quello non posso farlo perché, almeno... Mi è preso un colpo, scusa per il... No, non posso farlo perché ci avevo provato già prima. Questo davvero. E non... Allora, noi dobbiamo arrivare là. Quindi... Benissimo, bro. Ieri mi sono divertito. Abbiamo fatto giusto uno o due livelli dopo che hai staccato. Ah, ok. Ok. Io però... dai, ti prego. Però non è un po' stupido che non si riesca ad aggrappare qui. Cioè che io debba andare... Quindi io lo adoro, quindi mi sento un bimbo. Vabbè. Niente, non si può... Dobbiamo rifare un attimino qualcosa. Vediamo se riesco a metterlo a metà e a salire. E vediamo se mi ci fa salire, appunto. Fermati. Ok, qui non si potrebbe mai aggrappare. Lo so, il problema è che... Come faccio ad andare lì? Aspetta, so come andare lì. Aspetta, mi è venuto un flash. Yes. Ok, questa mi è piaciuta tanto. Chiavina? Ok, chiavina, che non guasta mai. Dai, sì, il problema del dai adesso è che, devo essere sincero, sai che non so la chiave, stavolta non ho la porta. Aspetta. No, ti prego, ci avevo creduto tantissimo. Allora, che abbiamo la chiave già è qualcosa. È qualcosa di importante. Che non abbiamo la porta è un problema. Perché credo che bisogna... cacchio, è un problema. Secondo me è un problema. Potrebbe essere un problema grosso questo. Perché quei topi messi lì? Stavo guardando, scusate. Allora, questo spara adesso, vabbè, dai. Quali topi? Ok, sto notando che ci sono anche qui. Ah, ok, perfetto. Allora.
Ragazzi, con i roll però veramente, maestro. Eccola! Ok. Ah, Vicio, mi sono scordato di dirti che cioè, mi ha fatto pensare questa cosa. Allora, la porta con la chiave è lì. È lì, perfetto. Abbiamo preso un nuovo paio di stivali, che sembra una cosa decontestualizzata su Zelda, ma abbiamo preso un nuovo paio di stivali, eccoli qui. Praticamente ci permettono di camminare nel vuoto per un po'. Lo so che quella è una cosa a cui aggrapparsi, però ci fa tornare indietro quello. Ora lo faccio, non è un problema. Ho sputato. Però ci fa tornare indietro. Quindi prima di tornare indietro vorrei capire se c'è qualcosa qua. Sì, stivali fantastici. Il problema è che non è così. Guarda, ti faccio vedere, tanto se muoio arriviamo all'inizio che del dungeon, che è dove dobbiamo andare, quindi non è un problema. E poi devo fare delle prove, perché non possiamo camminare sempre, è proprio una frazione di secondo nel vuoto possiamo camminare. No, aspetta, ti giuro che non potevamo camminare prima così tanto. Ah, tra l'altro ripartiamo da qui, quindi perfetto. Allora aspetta. Allora aspetta, aspetta, aspetta. Forse c'è il percorso veramente. Questa cosa quanto ricorda Irithyll. Allora c'è il percorso. Ma Alex è andato via, c'era Alex prima. Wow. Sì, allora è per forza di qua. Ok. Ah, possibile che ci dicano il percorso, ci indichino il percorso? Appunto. Possibile che ci siano punti visibili, sì. Però il problema è che non me li fa vedere. Se è come prima. Vediamo. Che bello, mi rimangio tutto. Non c'è bisogno neanche dei stivali, secondo me. Yes. Te l'ho detto, questo è il dungeon più bello. Sì, te lo... infatti, ma che gran figata. È bellissimo questo dungeon. Cioè, io ti giuro la... Sicuramente durerà meno di quello del Tempio dell'Acqua. Ok, il fatto che lì ci sia una porta con la chiavina e noi non abbiamo la chiavina non va bene. Allora, questi qua sono particolarmente... infatti. Questi sono brutti brutti. Quindi facciamo una cosa. No, 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 ferma, 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 ferma. Dai, caricati, caricati. Ok, la magia ci serve. Poi io faccio una cosa. Tiè, muori. Non muore alle bombe, ok. Allora facciamo una cosa, facciamo questo. Ti prego, dimmi che è una chiavina. Ti prego, dimmi che è una chiavina. Ti prego, perché sennò non so veramente dove prenderla la chiavina. Perché siccome è pieno di mura invisibili... Cavolo, non è una chiavina. Questo sarà un problema, Vicio. Questo sarà veramente un problema. Un enorme problema. Dicevo, ma cos'è che ci sta... Vediamo un po' con la lente, sì. Dicevo, ma cos'è che ci sta colpe... Ah, ok, qui c'è la chiavina. Che ci sta facendo male, ma tu ti rendi conto? È bellissimo. È bellissimo questo. Allora, dovrebbero essere qua, giusto? Aia. Sembrava veleno, porca trota. Sì, infatti. E io odio il veleno. No, non questa. Non questa visione. Ok, mi devi dare questa. Ok. Allora, vediamo un attimino, eh. C'è un qualcosa che non stiamo vedendo, giusto? Ah, ok. No, no, è semplice. Pensavo fosse molto più complicato. Allora.
Mi dicevi che la lente ha una carica. Sì, se tu vedi il mana, il verde. Scusa. Ah no, aspetta, so cosa fare. Col mana. Dice, niente di particolare. Col mana, sì. Penso che ci vogliano gli stivali. Vedi, anche qui cambiare gli stivali, però non è come nel Tempio dell'Acqua. Yeah! Ok. Giusto, giusto. Apriamo quella. Cioè, è proprio il sintomo di avventura. Comunque ti dico la verità. No, non credo. No, no, credo che l'appiglio ci fosse già e io non lo... Cavolo, e con la... Ah, ok, allora non l'avrei mai visto. Cioè, è stato un caso, è stato, eh. Vabbè, meno male. Ecco, dobbiamo stare attenti a quelli. Facciamo una cosa. Non possiamo morire, eh. Cioè, non dobbiamo morire. Allora. Ah, guarda, Vicio, ti faccio vedere questa cosa. Abbiamo... quasi esaurito tutte le melodie. Non so se questa la prenderemo nell'ultimo tempio, che dovrebbe essere quello Gerudio, perché ho visto che nella mappa c'è ancora quella zona, oppure qualcosa di passato, perché queste qua colorate sono quelle per il teletrasporto. Quindi, boh, vedremo. Allora, no, dobbiamo prendere l'arco però. Quindi inutile che... Siamo quasi al culmine, eh? Sì, vabbè, ma... dopo questa penso che l'ultimo tempio... Dai, no. Cuoricini. Un cuoricino per me, perfetto. Siamo... Ma si percepisce. Dai, lì c'è un cavolo di... Beh, lo prendiamo, ma non... Ma non... Peccato, perché secondo me l'avremmo potuti, non dico completare, ma siamo stati parecchio bravi. Guarda i fiori bomba! Boom. Allora, qui ci sarà da scervellarci, secondo me, Vicio. Ok, ottimo. Non c'è da scervellarci. Aspetta, cosa si è aperta? Così semplice, eh? Occhio. Così semplice. Ok. I fiori bomba allora a cosa servono? Ok, non è così semplice. Magari bisogna fare così. Bisogna buttarli nei fuochi. No. La lente. Sì, allora. Però perché ci stanno questi fiori bomba? C'è qualche lanterna da accendere? Allora. Io personalmente avrei buttato... Ma è aperta lì, no, vero? Ok, la lente qua non serve. Aia. Però c'è una... un'apertura lì. Può essere che si debba lanciare l'arpio... No, non credo. Ma piuttosto, secondo te, il fuoco blu ci fa male? Vabbè, dai, senti, chi non risi. Ok, il fuoco blu ci fa male. Se il fuoco blu ci fa male. Dove? Ah, ok. Vabbè, non volevo fare questo in realtà. La chiavina. Non volevo fare questo in realtà io, eh.
Ma questi quadrati sul muro hanno qualche utilità specifica? Praticamente all'entrata del dungeon, del primo dungeon, questo... come si dice? Questo... oddio, perché non mi vengono le parole certe volte? Allora, intanto stiamo calmi. Quel quadro ti fa capire... cioè, è il... è la raffigurazione del mostro che ha creato questa invisibilità. Ecco. E che ha creato il tempio dell'ombra. Il Temple of Shadow. Questo qua dove siamo. E credo sarà anche il boss finale. Credo sarà anche il boss finale. Dimmi che è così easy. Vabbè, easy. Usa la lente qui. Perché non ha saltato però? Tu dici che ci sia proprio un percorso? Cacchio, il percorso qua non c'è. O c'è un... ah, ok, c'è quello là, molto più semplice. Ok. Grazie per il consiglio. È in alto a destra, noti un appiglio. Allora, togliamo queste. Yes, eccoci, eccoci. Penso che dovremmo essere quasi vicini, no? Oh, ah, ok. Vabbè, ma io ho il trucco. Non penso che con questo ci sposterà, no? Con gli scarponi di ferro. No, mi dispiace. Bellissimo, arrivare alla fine dell'avventura che hai tutti i mezzi per fregarli. Dammi tanti cuori. Dammi tanti cuori, tanti, 3 ne voglio. Oh, grazie. E basta, che macello. Mamma mia, una soluzione ad ogni problema, è bellissimo. Vabbè, questo è semplice, dai, alla fine. Questo è semplice, perché? Allora. No, non è così allora. No, sì. infatti, aspetta, però ragioniamo. Ragioniamo perché secondo me siamo alla fine. Dobbiamo prendere la chiave del boss e basta. Anche se ancora non ho trovato la... vabbè. Mai essere indecisi. Ok. Non si possono... mi ridai altri 3 cuori? Mi faresti un favore? Allora, io... la bomba? Cosa, una cosuccia? No, dimmela, dimmela, tranquilla, è come se stiamo giocando insieme. Tra l'altro qua possiamo vedere... ah, ok! Abbiamo l'ultima area là. No, no, il rampino. Ci avevo pensato, e infatti l'ho usato, non so se l'hai visto, per capire se si potesse effettivamente usare, ma sul pezzo di legno in alto. Ah, ok, il pezzo di legno non l'ho visto. Per sfregio voglio fare questo, però. Ok. Hai ragionissimo, Vicio. Hai ragionissimo. Lo dico io. Pensavo fosse caso. Lo dico io, Vicio. L'avventura va vissuta in 2. Aspetta, qui lo so cosa c'è. Qui c'è l'occhio. L'avventura va vissuta in 2. Per questo sono felice. Dai, ti prego, mira. No, 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 no. Ok. Scusa? Non vedo.
Ma era così semplice? In questo momento siamo due ragazzini davanti al Nintendo che se la stanno godendo, magari dopo una bella giornata di squadra. Vicia, tocchi nel profondo così, Vicia. Allora, non sottovalutiamo loro, non li sottovalutiamo. Ok. 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 Frecce. Strano, frecce. Beh, è ovvio che qui dentro c'è qualcos'altro. Adesso vediamo un po' come raggiungerlo. Qui sento i sospiri degli spiriti in questa stanza. Coloro, dai sacri piedi, si lasciano guidare dal vento. Solo così troveranno il percorso segreto. Che bello. Ecco cosa stanno dicendo. Ok. Lasciamoci guidare dal vento, allora. Con i sacri piedi. I sacri piedi, visto, sono gli stivali, eh. Eh sì, poesia. Ma... quindi? Quindi? Ho capito... il vento. Ma scusa, a che pro entrare qua? Tu dici? Aia. Ah, ok, eccola. Ok. Cavolo, ma siamo morti. Sì, siamo decisamente morti. Ok, però non abbiamo la stanzina. Non abbiamo la chiave. Aia. Pensi che sia qui dentro? Allora, stiamo calmi. Ok, aspetta. Ok, allora non torno indietro, dai. Proviamo qua. Aia. No. Speriamo che non partiamo. Questi qua non si possono combattere con un cuore, purtroppo. Infatti, perché immaginavo ci fossero quelli volanti. Va bene, ti prego non ci far partire da non so dove. Ti scongiuro. Zelda, ti prego. Abbi pietà. Ti prego. Vabbè, dai, non ci spaventa nulla oggi, dai. A parte questa cosa. No, non è vero. A parte che siamo con tre cuori. Sicuro la devi... Sì, sicuramente. Quello... No. Ma stiamo scherzando, dai. Però questa cosa... questa cosa è sbagliata. Dai, questa è sbagliata. Non possiamo dire di no. Cioè, mi dispiace un po'. Perché... dove siamo, eh? Bravo, Vicio. Questa cosa... questa è l'entrata, Vicio. Ma perché portarti all'inizio? Dai. Vabbè. Ma perché ti fa perdere un sacco di tempo? Vabbè. Allora. Sì, dai, lo so, l'occhio della verità. Allora. Vabbè, andiamo. Dai, ti prego. Lo so, non mi devi far leggere tutto. Grazie. Allora.
Perché il problema è la morte qua. Peccato perché eravamo andati avanti. Vabbè, dai. Cerchiamo di ricordarci la strada. Magari è più vicina di quel che sembra. L'ho usata prima. L'ho usata all'inizio perché... Cacchio, dove siamo qui? Non era questa la strada. Non era questa la strada. Ok. Era questa. Poi. Dimmi che siamo già al Grand Canyon. Perfetto. Allora, loro ci daranno dei cuori. Dai. Cuori. Ok, se un altro ragnetto ci dà... La faccia del ragnetto, comunque. Ci dà altri cuori. Uno. No, dai, sapevo che ce ne fosse uno, ma non pensavo già qua. Vabbè. Mezzo cuore si può fare in cambio di tre, vero? No, in cambio di nessuno. Va bene. Ok, stiamo calmi. Ragno, non lo ricordo. È questo che ci dà gli altri tre, vero? Dai che ci dai tre cuori. Mamma mia, no. Ok. Ok. Non riusciamo a volare da qui, vero? No. Dobbiamo farci per forza questo suicidio. Aspetta, no, forse no. Forse sì, invece. Niente, ok. Era bella l'idea, ma mi sembra un po' un azzardo. Sì. Ok. No, non ce la facciamo con... Lasciami stare. Aspetta, però, qui conviene fare una cosa. Conviene mettere questi. Esattamente. Così almeno evitiamo che... Ok. Dai, li riprendiamo facile, dai. Tanto ricordiamo. Allora, qua era qui, giusto? Ok. Saltiamo. Ok. Ottimo. Infatti qua non ci vuole gli stivali, in realtà. Ok. Siamo qua. Adesso. Ok, qua era. Siamo arrivati. Basta stare attenti adesso. Allora, nel ponte era, giusto? Oddio, no. Vabbè, dai, questa era semplice alla fine. Sì, a metà, ok. Ah, abbiamo detto che la chiavetta era lì. La chiavina era lì, sicuramente. Ok. Va bene. Oh. Grazie, ti prego cuori, così siamo... Very good. Non siamo niente, perfetto. Questa cosa ha fatto malissimo. Yeah. Ok. Allora, io ho uno scudo e lo voglio usare. Poi... Quindi lo uso. E non mi prende. Aspetta un attimo,
Dai, dai. Vabbè, uguale. Ok. Allora, Vision, nel mentre io ti faccio vedere qua, così vedi un attimino anche l'oscurità, che mi faceva piacere fartela vedere comunque. Lo so, perché è tutto spento. Pensavo fosse un'idea carina lasciare tutto spento. Allora, adesso voi dovete proprio scomparire dalla faccia della terra. Vedi, è questo il problema loro. Però io ho una cosa che loro non sanno. Quindi sembra quasi un posto diverso, esatto. Eh sì, perché ormai mancano due. Allora, il mio pensiero è fare Goku. Ok. Spero che verranno shottati. Non credo che sia una cattiva idea questa, eh. Ok, esatto, perfetto. È stata una buona idea, finalmente. Si potrebbero fermare le... Allora, leviamo queste. Abbiamo recuperato con molta maestria comunque. Yes, 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 yes. Dai, questa cosa. Va bene. Oserei dire un gran giro. Incrocia le dita. Incrocia le dita. No, vice, lo sapevo io. Vabbè, aspetta, però nulla è... Perché non è mai capitato che una chiavina fosse in mezzo... Vabbè. Però magari nel ponte c'è una... Cavolo, questa non ci voleva. Non è che è una porta invisibile? No. Magari nel ponte c'è... C'è un'altra strada, capito? Dai, ferma, per favore. Cavolo, questo è un problema. Questo è un problema. Questo è un gran problema. Dai, questa cosa. C'era una specie di, scusami, cratere nella stanza oppure ho visto male? Allora, Vicio, se c'era un cratere... Questo? No, questo non credo sia... Credo sia nulla. Però non sarebbe stato male se qui dentro... Vabbè. Dai, però, per favore... Va bene, ok, siamo morti. Questo che ci stanno dicendo... Serve una chiave per aprire la porta incatenata. Lo so che serve una chiave. Allora, possiamo fare così. Noi siamo qui. In realtà abbiamo la stanza del boss lì. E abbiamo ancora un sacco di stanze a sinistra. In realtà sono le ultime. Sono le ultime. C'è una stanza giù lì, non so cos'è. Cavolo, una stanza con... O è la stessa? No, non è la stessa. Ok. Quindi mi sa che morire quasi ci torna utile, sai. Sarà un po' impossibile non morire qua. Perché senza quelli è impossibile. Vabbè. Meglio. Così controlliamo da mappa la stanza a destra, prima di chiudere. Ci serve una chiavina.
Allora, mappa. Perché, vedi, mappa, siamo nel B1. Allora, appena siamo qua, nel B3, dobbiamo controllare lì. Ci sarà qualche cosa segreta, secondo me. Secondo me. Ma da dov'è che saliamo? Sai che non mi sto ricordando. Sì, dai, lo so. È qui che... No, non è qui. Ok, qui dobbiamo andare giusto. Ok. Qui, cioè, qui è giusto andare qui. Ok. Chiudiamo. Chiudiamo. Cos'è questo chiudiamo? Cosa c'entra qui? Qui siamo? Dove siamo? In che B siamo? Siamo ancora nel B normale, quindi... No, dai, dai, tu non puoi colpirci! Questa cosa è Star Wars a livelli atomici, non capisco perché sia così, però va bene. Adesso stiamo effettivamente scendendo. E allora ci siamo dimenticati una strada prima. Semplice, semplice. Con la mappa è semplice. Qua, ovviamente. A parte me che non riuscirò mai a ricordarmi. Di... Sì, avere la mappa è comodissimo, sì. Anche controllarla è comodissimo. Ragnetto. Con questi cosi scivolo. Quindi adesso un attimo me li levo. Ok. Cuori? Lo dimentico sempre questo. Gracias. Dai, solo uno? Ce n'è un altro. Dai, dai, dai. Dai. Grazie. Fuori. Ok. Adesso, appena abbiamo. Ok, mi state dicendo che è qua. C'è un altro possibile. Perché non mi dà la bussola? Allora, siamo nel B3. Ma in quale parte del B3 siamo? Eccolo là, vicio. No. Questa cosa. Allora, stiamo calmi. Allora, se sei confuso su ciò che è successo. No, ormai voglio andarci lì, perché ho capito. C'era un altro... C'è un... C'è una piattaforma invisibile. Sì. Se sei confuso però perché... quello è un mostro che c'è stato anche nel tempio all'inizio, in uno dei primi templi, quello con i quadri. Che ti riporta all'inizio del gioco, non so perché, non ti so dire. Vabbè dai, comunque non si tratta di un blocco, Questo è semplice. Vediamo, casomai faccio un quarto d'ora in più perché voglio vedere cosa c'è là. Almeno prendere la chiavina. È easy, non è complicato questo. Comunque, dungeon 10-10 questo. Sì, la mano di mamma. Ah, ok, è vero, l'avevamo detto. Per la mano di mamma di Isaac, è vero. Dai che magari prendiamo qualche... Ottimo, Miki. Cavolo, perché non ti dai i cuoricini, però? Ok, cuoricini. Perché guardo la... Cioè, sto per rimorire. Sai cosa? Mi sto facendo prendere dalla fretta. Perché voglio... Sono troppo curioso di sapere cosa c'è. Vabbè, questa è fantastica. Dai, girati. Voglio vedere se è lì la chiavina. Cioè, è per forza lì, però. Grazie. Dai, grazie. Ce n'è un altro? No, finiti. Ok. Dai, vieni qua. Eccolo qua. Ah, che poi è proprio una mano. È proprio una mano, cioè, è pazzesco. No, dai. Dai,
Si vede che ho fretta. Grazie. Allora. Sembra fatto apposta, il gioco ti legge nel pensiero. Sì. Dai. Dai, 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 dai. Ma guarda te, guarda, è tutto invisibile. Ok, vediamo cosa c'è qua. Bellissima questa cosa della lente. Ok, lì vedo cuori. Ma dai, hai capito? La lama è con la lente. La vedi con la lente. Ok. Ma... No! Cosa ho appena letto? Lo scudo è perso. No. Vabbè, ci sta nell'avventura. Però adesso devi... Cioè, ci ha mangiato lo scudo, Riprendiamo lo scudo! Sì, l'abbiamo ripresa. Abbiamo preso danno, ma non mi importa. Scusa. Vabbè. Grazie al cielo, sì. Allora, uccidiamo loro. Magari ci danno dei cuori, no? Cuori? No. Sì, cuori. Ok. Penso che si apra così questa porta, no? Ok. Quei cuori non ci interessano per il momento. Lui no. Vabbè, lo prendiamo, ma giusto perché... Grazie. Ok, chiavina. E possiamo concludere qui. No! Come non chiavina? Dai, ma tutto questo per una rupia? Vabbè, casomai so dove andare perché... Eh sì, tutto questo per una rupia. Esattamente. E allora guarda, penso che... Allora sia... per forza là. Allora è là, guarda. È in quelle tre stanze lì. Perché poi c'è la stanza. In quelle tre stanze troveremo la chiavina per non mi ricordo quale stanza. E poi c'è la stanza del boss. Quindi in quei tre bauli in alto a sinistra troveremo anche la chiave del boss. Sicuro. Va bene, quindi questo è stato un completamento di mappa praticamente. Io direi di, se riusciamo a tornare là, se riusciamo. La chiavina serve anche per la stanza.
Sì, è quella, dicevo, l'altra stanza. Intendevo quella, la chiavina prima del boss, ecco. Aia. Mi lasci stare. Ma perché non si aggrappa? Va bene, l'importante è ripartire da... Ah no, aspetta, se ripartiamo da qua ci riprovo allora, aspetta. Ok. È strano però che non si aggrappi, cavolo. Eh sì, però è strano. Cioè è scomodo, più che altro. Più che strano. Sto facendo una prova un attimo perché tanto è la... Dai, non può essere però così. Devo davvero mettere... Vabbè. Devo mettere quelli là. È l'unica. Va bene, facciamolo, facciamo. Però aspetta, così... Ok, sì. Ok. Dai, 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 dai. Ok. Ma stavo pensando... No, 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 no. Che cosa è successo? Stavo pensando, ma è quella poi la strada? Per... Ok. È quella lì? Eh sì, per forza quella. Perché non ce ne stanno altre. Ok, va bene. Ok, dai. Stacchiamo qua. Va benissimo. Con questo splendido suono, tra l'altro. Quindi... Ok. Allora. Ok. Tra l'altro, una cosa molto triste oggi è che, caro Vicio, ed il finale è sempre più vicino. Sì, guarda, io credo. No, c'è un altro c'è un altro medaglione, quindi forse la prossima massimo due live, ecco. La cosa triste è che appunto ci lasceremo senza end song, ma senza schermata finale, perché appunto non avrebbe senso. Ma ti ringrazio, Vicio, per essere stato qui con me e anche gli altri, se c'è qualcun altro, non so gli expect di Twitch sono esatti o no. Comunque grazie a Simplicity, a Franci, ad Alex all'inizio, quando sono passati e quant'altro. Mi siete stati molto di compagnia. Vicio, grazie per avermi supportato nella continuazione di questa avventura, ma al di là del supporto è proprio bello viverla insieme, mi piace da morire. Ma di che, bro, grazie a te per la compagnia, sì. E non so se già domani, vediamo, o massimo dopodomani, ci vediamo per completare, nell'oscurità qui, ciao ciao Simplicity, per completare questa avventura. Io vi ringrazio sempre e sono Michele Mirenna e da un altro tempo distorto, è sempre divertente, sì, vi auguro una buona serata, ciao ragazzi. Ciao ciao!